Torniamo con una nuova puntata spumeggiante, infatti c'è una birra sullo sfondo, più spumeggiante, ah non si vedeva, va bene, adesso lo sapete, qui si beve l'alcol, non c'è la sharia e quindi ce lo possiamo ancora permettere. Parliamo di TikTok. Abbiamo deciso di festeggiare il nostro ritorno parlando di un'app della quale sappiamo, come buona parte di voi, poco. Voi vecchi, vorrei dire, anziani. Sì, mentre i giovani invece ne fanno un uso pauroso, visto che questa applicazione sta macinando dei numeri incredibili. Francamente io sono rimasto sorpreso guardandoli. Esatto, io avrei voluto esordire questa puntata facendo TikTok, tu chi è? Sì. Però era, faceva proprio cagare. Gianni Pinotto. Però l'abbiamo fatta lo stesso, quindi sì. Ce l'abbiamo fatta. Buon divertimento. Parliamo di TikTok. Tutti conoscono magari Musical.ly. Sì. Che non esiste più sostanzialmente da pochissimo tempo, perché cosa è successo? Musical.ly come TikTok sono sostanzialmente dei social network nati per la diffusione di questi micro video, micro contenuti video, e come abbiamo già detto più volte, il video non è ormai la novità, ma è comunque la tendenza dominante di tutto ciò che riguarda la rete. E cosa sono queste piattaforme? Sostanzialmente sono piattaforme dove le persone possono condividere dei piccoli micro contenuti video, in questo caso mentre cantano o ballano. O mentre fanno finta di cantare, ad esempio, perché... Come quello che ha vinto il premio come miglior attore protagonista. Arrivano delle grandi querele, eh? Malek ci ha appena accusati, un tweet, non ascolterò più Radio Design. Sono cose che fanno male al cuore. No, comunque effettivamente potrebbe essere anche una tendenza che poi è arrivata anche al cinema, il fatto di queste... Sì. Potrebbe essere una cazzata quello che sto dicendo, però allora, non lo so. Ci addentriamo in analisi sociologiche che non ci spettano, ma che noi ci prenderemo tutte. Ce le prenderemo tutte, come le malattie, esatto. Sì, di questo passo faremo una raccolta che è la collezione di figurine e niente al confronto. Però... Quindi parliamo di questa cosa, ecco, maestro. Prego, maestro. Servizio che si colloca, possiamo dire, un po' a metà strada tra il social network, il servizio di streaming video in quanto tale, quindi pensiamo a YouTube, per esempio, a Vimeo, ma non solo, anche quelle piattaforme che hanno fatto dell'immediatezza i propri punti di forza, quindi pensiamo alla struttura delle storie di Instagram mutuata da Snapchat, quindi è una cosa più basata sul contenuto, il contenuto multimediale, che non sul profilo, sull'identità digitale. E questo non è poco, questo è un grande salto, perché comunque porta falso nel livello di spettacolarizzazione dei user generated content, che non è da valutare. Esatto, sono d'accordissimo. E qual è la cosa? Attenzione, intanto io ho fatto partire TikTok per sentirmi più giovane sul mio telefonino. Intanto possiamo affermare con una certa franchezza che per quelli nati oltre il 2000, questo social network non ha alcun senso. Nessuno, nessuno. Ma qual è la cosa incredibile? Che TikTok, che è nato, che si chiamava Douyin, attenzione, in Cina, è un social network che è nato nel 2016, attenzione, qui c'è un audio di una tipa che sta facendo, canta Mi sono fidanzata, nasce nel 2016 e la cosa clamorosa qual è? Che in appena 4 anni, grazie alla fusione con Musical.ly, come dicevamo, nel novembre del 2017, acquisizione avvenuta dalla Beijing ByteDance Technology, quindi capitali cinesi, attenzione, questo lo diciamo perché poi ci torneremo, ha raggiunto già i 600 milioni di utenti. È la app più è stata l'app più scaricata nel primo quarter del 2018, più di Instagram, più di Facebook. E la novità è che per la prima volta un social network è in mani asiatiche. Un social network che arriva da noi e che la padrona è da noi, perché ricordiamo che l'ecosistema di app cinesi normalmente è confinato al loro mercato, al mercato del dragone, quindi WeChat, Weibo, sono tutti nomi che dalle parti di Pechino e Shanghai sono arcinoti e macinano milioni. Da noi no, non sono app marginali, ma in questo caso un'app di proprietà cinese fa la voce grossa a livello globale e, per carità, sancisce il fatto che
Facebook sia un'app a appannaggio di anagrafiche più elevate, ma soprattutto, secondo me, va a insidiare in maniera prepotente Instagram. Allora, intanto ci dicono che nella diretta Facebook c'è un problema di audio, ma lo scopriremo solo dopo. Intanto non ci troverete, sentite? In podcast ci troverete sicuramente in audio perfetto. Comunque, la questione è questa, come dicevi tu, che è la prima volta appunto che una piattaforma la fa da padrone da questa parte del mondo, il mondo occidentale, the West World, come, citando anche una serie TV fighissima, attenzione. E questa è una cosa incredibile, perché segna anche il passo dei tempi, perché non sono più le, diciamo, le startup americane ormai a dominare il mondo. Sì, ancora, perché ovviamente. Però questa è una grande novità, perché ci interessa. Ci piace fare un discorso abbastanza ampio come facciamo noi, per spararci le pose sostanzialmente. Il mondo del web marketing, ma anche per dare spunti interessanti, perché d'altra parte ci siete voi che siete totalmente ignoranti. ma siete così fortunati che ci siamo noi. È l'alcol che sta salendo. No, la questione è questa, che come può essere utilizzato per il marketing? Intanto il primo spunto che vi possiamo dare è che come in tutte le startup digitali, quello che conta è la community. L'obiettivo è creare una community forte. In questo caso si riesce a raggiungere un target difficilissimo, che è la generazione Z, cioè come la farina, cioè quelli che hanno, scherzando, stavo per offendere, coloro nati dopo il 2000, quindi sostanzialmente parliamo di persone sotto i 18 anni, che compiono i 19 quest'anno, quindi quella generazione che spesso tutti ignorano, ma che è il futuro sostanzialmente, e che è una generazione che è già diversa da quella precedente, quella degli studenti dell'Istituto Italiano di Design. Cioè sono persone che oramai hanno una diffidenza incredibile totale nei confronti dei social network tradizionali, perché oramai impregnati di advertising, eccetera, e quindi a caccia sempre di piattaforme libere. Quindi tutte queste startup nascono come piattaforme libere, social network liberi da advertising, ma poi ovviamente... Almeno in apparenza. In apparenza. Prima o poi ci arriverà. Non vi preoccupate, che arriva sempre l'advertising. Ma chi è che ha reso Facebook, per esempio, un posto pieno di advertising? Gente come noi. Ringraziateci, sei irrespirabile, perché continuano a chiederci quando è che parte la nuova campagna, quando è che parte la nuova campagna. La nuova campagna parte e rende la vostra navigazione impossibile. Ecco. Quindi un saluto a tutti. Un saluto a tutti. Allora... Ci è piaciuto molto. Grazie. Speriamo di piacere a tutti, così ci daranno da lavorare tantissimo. Anche al pubblico che ci guarda da fuori la vetrina. Ciao. Allora, tu hai evidenziato un punto che è proprio una transizione generazionale. Siamo passati da una generazione che non tollerava più i media tradizionali, quindi carta stampata, TV e l'ha accantonati, ma a una generazione che addirittura sta accannando completamente, come hai detto, i social network tradizionali. Quindi non condivide niente su Facebook, mentre noi invece abbiamo i ricordi di 10 anni fa che ci imbarazzano tantissimo. Stalking potentissimo. Sì, foto allucinanti. 5-6 post al giorno. Sì, tipo Paolo sta pensando a menata incorporata. Mi ricordo la prima volta che ci si poteva geolocalizzare, allora mi geolocalizzavo ovunque, sotto i commenti la gente fa: ma non ce ne frega un cazzo di dove sei. Ho fatto: ma scusa, ma voglio giocare con questo social network. Ma tu eri già avanti. Io usavo Foursquare, mi ricordo, e su Facebook usciva: Nicola è dentro il parco X, è sotto gli amici. E sti cazzi? Che cazzo c'è? Cioè, io guardo, sto facendo gamification, guadagno punti, non mi rompere il cazzo. Che meraviglia. Non mi seguire. Non mi followare. No, però, ecco, questo ci dimostra comunque che prima alcuni clienti che potevano essere raggiunti e attivati tramite alcuni canali venivano colpiti. Oggi, quando si parla di generazione Z, che è il consumatore del futuro, ma già di oggi, perché non parliamo di ragazzi piccoli, parliamo di ragazzi che guidano. Sì, esatto. Siamo vecchissimi. Gente che guida, è vero. Questo è un bel elemento. Siamo vecchissimi. Persone che intanto hanno anche propensioni di acquisto totalmente diverse. Certo. Sono molto più digitali. Sono i veri nativi digitali, perché il loro immediato passato è digitale. Mentre i ragazzi che oggi hanno, penso, 23, 25 anni, 21, hanno comunque l'immaginario analogico, perché o ne hanno sentito parlare brevemente o lo hanno intravisto. Certo. Cioè,
perché comunque una parte dell'infanzia l'hanno passata in una fase analogica, hanno avuto un cellulare che non si connetteva. Il VHS. Lo hanno visto almeno. Cioè il fatto di aver, in questo caso parliamo di ragazzi che non l'hanno visto e che ignorano completamente un mondo pre-social network. Per loro Facebook è davvero il passato, non l'hanno visto arrivare, l'hanno visto sparire. Certo, esatto. E la cosa più interessante di questo tipo di generazione è che va sempre più veloce, mi ricordo i discorsi di mio padre, voi vi stancate subito, e noi eravamo lenti. Sì, noi lentissimi. Adesso ogni due anni c'è la generazione nuova che si stanca ancora più velocemente di noi delle cose, sì. E la generazione dei 2000, di quelli che ne sanno il 2000, come dice Gabri Ponte, ricordo. Citazioni musicali molto colte. Citazione truzza di Nicola Bombo. Ce ne andiamo? Ce ne possiamo andare? sono ancora più veloci, cioè ogni sei mesi quello che ora è una novità è una cosa noiosissima. Sì. TikTok probabilmente, a torto ragione, fra un anno o due raggiungerà la sua maturità, perché è ancora nella fase, diciamo, di early adopter, è andato un po' più avanti, però non è ancora in fase di maturità totale. Non è il suo massimo, no. Vedrete che arriverà il famoso miliardo di utenti, come è accaduto anche per Instagram, e in quel momento diventerà molto appetibile e toccherà imparare un nuovo social network e capire come sfruttarlo. Intanto TikTok è riuscito a vincere rispetto ad altri creando delle micro campagne, per esempio legate al fenomeno di Lady Gaga. Sì. Quindi lanciarono un hashtag su come balli tu Lady Gaga, una cosa del genere. Fu un successo incredibile. Funzionato molto. E quello fu il momento in cui TikTok, rispetto ai suoi competitor, perché bisogna dirlo, in Cina soprattutto, c'erano mille tipi di TikTok. Decine, poi alla fine sono state fagocitate, ha avuto la meglio TikTok, probabilmente perché ha avuto anche più capitali di investimento per penetrare nel mercato, sicuramente, e infatti se finite su YouTube una pubblicità su tre è di TikTok. Sì. Stanno martellando, una strategia molto aggressiva e che denota proprio l'origine cinese di questa iniziativa imprenditoriale, e non solo, anche dal punto di vista prettamente creativo. Ci rivedo comunque dei pattern di ricette di successo tipiche in Asia. Sì. Amanti del karaoke tradizionalmente. Se pensiamo anche ai videogiochi, qualcuno con qualche anno in più si ricorderà Dance Dance Revolution nelle sale giochi. Erano tutte trovate che in Asia andavano fortissimo, in Europa un po' meno. Quindi tutto quello che ha vocazione canterina, ballerina, piace molto al pubblico asiatico. Sì, era sta cosa. Infatti TikTok e Musical in Thailandia e in Giappone hanno sbancato. Da noi sono riusciti a penetrare. Ora, Nicola sottolineava come questa applicazione non sia arrivata al suo apice, vero? Però bisogna vedere in che modo si allargherà il bacino d'utenza. Quindi si allargherà attaccando nuove anagrafiche, quindi un po' corrompendosi, perché all'entrare di vecchi del merda, detto come... tu nello specifico. Dicevo, a entrare di comunque di persone di un'età più elevata, ovviamente i famosi Generazione Z tenderebbero forse abbandonare per in cerca di altri lidi, quello che è successo con Facebook, che è parzialmente successo con Instagram. Quindi anche i marketer devono valutare le strategie di lungo periodo per capire se questo cluster, questo gruppo di Generazione Z sia intercettabile solo ora, ma o anche con strategie di lunghissimo periodo, e questo noi ancora non lo possiamo sapere perché non vediamo il trend. Esatto. E vedremo, cioè stiamo a vedere, al momento è ancora una piattaforma embrionale, abbastanza per noi, sì, cioè per chi diciamo sfrutta i social network per fare pubblicità o d'altro, sicuramente è ancora una fase embrionale, non è ancora arrivata a maturazione, però staremo a vedere. Secondo me diventerà molto interessante come social network. Sarà difficilissimo, e questa è la tendenza, ancora più difficile fare delle campagne, perché si va verso il famoso influencer marketing. Sì, ma in maniera ancora più liquida, perché comunque per ora l'influencer marketing che è stato utilizzato fino ad ora, anche su Facebook del resto, seguiva dei pattern propri della TV commerciale, delle campagne cartacee, del concetto di spot in quanto tale, lego il nome di un prodotto, la sua authority, a una campagna legata al prodotto, semplicemente. Oggi invece la cosa è più liquida, perché il contenuto viene prima della sponsorizzazione. Da un certo punto di vista si ritorna un po' a carosello, se mi permetti, dove sì.
lo spettacolo era centrale, perché le persone si mettevano a guardare Carosello, non pensavano di guardare una pubblicità. E qui lo sarà ancora di più. E qui lo sarà ancora di più. Ecco, secondo me, da un certo punto di vista, torniamo un po' all'era di Carosello. Certo, però questo implica costi molto più elevati. Altissimi. Il fatto che chi ha una buona presenza come influencer in questa nuova piattaforma sicuramente la farà da padrone. Mm-hmm. E sicuramente sarà non sarà utile a tutti i settori, cioè no, non sarà facile veicolare contenuti. Non lo è Instagram, addirittura. Quindi io lo immagino molto forte per il settore appunto della musica, sicuramente sarà estremamente efficace, del cinema posso immaginare. Moda giovane. Moda, lifestyle, molto meno per brand tradizionali o che ne so, B2B, queste cose qui. Vendere il parquet. Sarà, uno ci si può inventare qualcosa, però appunto non sarà un social network ad ampio spettro come può essere Facebook, ovviamente, non come può essere Instagram, che già ha delle limitazioni su alcuni settori. Questo sarà proprio molto più limitante, però sarà utilissimo per agganciare quel tipo di pubblico, sì, super giovane, che ha una propensione, modalità di acquisto, propensione di acquisto totalmente diverse, crede nella sharing economy più, sì, molto più di noi, che pensiamo ancora, oh, cazzo, mi devo comprare una casa perché poi divento vecchio, un vecchio, muoio. Comprare la macchina. Comprare la macchina, trama, perché poi mi rimane. Loro non comprano niente, vanno tutto in leasing, in affitto. Certo, poi moriranno poveri e soli. Però come questo, noi, come del noi, resto. Che abbiamo creduto comunque nelle cose più d'anziani. E questo sarà molto interessante. Staremo a vedere. Sì, vediamo, ci insegna un metodo, più che altro. A me questa, la cosa che hai sollevato, interessa molto, perché sì, serve a intercettare questo pubblico giovane, ma soprattutto ti insegna un nuovo modo di comunicare il prodotto, secondo me. Sì. Perché per ora siamo rimasti ancora ancorati, ok, Facebook, Instagram, Snapchat, però c'è stata una trasformazione, una transizione, ma questa è davvero netta, perché il contenuto multimediale creato dall'utente, user generated content, è centrale, perché non puoi più fare campagna senza, la campagna non si può più fare calata dall'alto. Certo. Quindi tu hai necessità di avere almeno un feedback dalla community. Ok, succede anche su Facebook ora, cioè il successo o meno di una campagna è decretato dal feedback che ottieni ovviamente dalla community, ma martellando con delle inserzioni fatte bene, tu a prescindere otterrai dei risultati. In questo caso, su questo tipo di piattaforma, no. Quindi devi essere, secondo me, anche bravo nell'anticipare alcuni trend, capirli e interpretarli, perché se fai una cosa fuori moda non funzionerà e basta. Esatto, bene. Direi che abbiamo detto tutto e più di tutto. Ci siamo divertiti anche stasera. Abbiamo trovato fonti più che altro estere, perché sì, in Italia ancora nessuno ne parlava. Infatti siamo noi quelli, gli idoli, che ne stanno parlando. Scriveteci, ci trovate ovunque. Sì, lo so, state calmi. Piano, piano, piano. Firmeremo il podcast in una libreria un giorno. Non so come si può firmare un podcast, ma lo faremo. Allora, direi che a questo punto ci rivediamo, sperando, la prossima settimana, salvo tragedie di imprevisti, se non schiattiamo, salvo morti, non so, salvo Oscar che potremmo vincere per il podcast, non so se ci sono. Basta con questo poserismo, sì. Questo podcast lo potete trovare ovviamente Storie Digitali, questo nome bellissimo che non citiamo mai, ma naturalmente, come direbbe il Freccero, su Rai 2 lo trovate in podcast, vi potete abbonare su tutte le piattaforme digitali, quindi Spreaker, iTunes, Spotify per quelli più young, quelli gli under 2000, YouTube per noi vecchi, YouTube per gli anziani in video, e anche su Facebook il primo streaming con il nuovo Mac, uno sbocco di sangue. Vabbè, è bellissimo, però è bellissimo, ci dormo la notte assieme, grazie, ti amo MacBook Pro. E noi amiamo voi, e noi amiamo voi, siete un sogno. Ciao, alla prossima, baci baci.